Siamo in presenza sempre del professore Ernesto Mazzucco che, come ci aveva promesso l'altra volta, ci parlerà della patologia della testa, ovvero la patologia del cervello. Ci dica, professore, che cos'è una patologia della testa? Patologia è un cervello, è un neurone che se funziona bene o non funziona tramite... sarebbe... Il cervello è come una carta geografica che si ricorda e apprende, poi se ricorda, fa così, sto lavoro qua fa il cervello. Quindi il cervello è una carta geografica, come cioè, per far capire, per far ricordare. Che ricorda, ad esempio, fa un'azione. Io vedo questa cosa qua e mi si mette dentro il cervello. Resta nella testa e poi quel giorno che sarà se lo ricorderà, perché un flusso magnetico. L'ha immagazzinata come flusso magnetico dentro il cervello, insomma. E mi parli di queste patologie della testa, allora? Io non lo so, c'è tante spiegazioni. Una patologia qualsiasi. Parliamo sempre di che cose, quelle malattie che colpiscono purtroppo gli anziani, malattie del Parkinson, la malattia dell'Alzheimer. L'Alzheimer. Oggi c'è, ci sono tante persone che purtroppo, perché lei come ben sa, mi può insegnare, la popolazione ti distrugge tutto. Tutto il passato ti distrugge tutto. Quindi l'Alzheimer abbatte tutte le cellule e distrugge i ricordi. Di tutti i ricordi della tua vita. Quindi il paziente con Alzheimer non ricorda, perso tutto. Esatto. È come se non avesse più... Ma come non fosse mai esistito sulla Terra. Esatto. Come non fosse mai nato. E c'è qualche cura. Cioè lui è un digitale. Terrestre. È un digitale, è come un pezzo di legno. Quindi diventa un pezzo di legno, esatto, senza più vita. Ci sto con corpo sereno, oggi sto con... C'è possibilità con questo paziente di ritornare a ricordare? No, non c'è. Porta la morte. Non ricorderà più niente? Se muore. E se uno registra tutto quello che fa nella vita, poi dopo glielo rimette un'altra volta nella testa? Ecco, la registrazione, ritornando indietro, da come stava bene, e poi mano a mano si ammala. Quindi se noi mettiamo nel cervello di questi pazienti i ricordi registrati... Lo vedi che sta bene. Quando sta bene. Quando sta bene, giorno per giorno. Che si va mano a mano che perde le cellule. C'è sempre registrabile che riporta alla morte. Perde le cellule, noi ci rimettiamo i ricordi dentro al cervello, riacquista un'altra volta i ricordi, quindi riacquista un'altra volta le cellule. Quindi le cellule che stanno nel cervello, una volta che si sono perse, si possono ricrescere ancora? No. Non crescono più? No. Quindi... La mente anziana no. Quelli giovani invece crescono? Ma il giovane è difficile che diventi l'Alzheimer, è difficile. Esiste anche, da quello che so, anche l'Alzheimer che colpisce quelli giovani, 50 anni, 55 anni. E come si manifesta? Imparami qualche cosa. Si manifesta nel modo in cui ha detto lei, che perde dei ricordi. Sì, ma la Star Time, no? Come si manifesta? Ma lei lo deve spiegare a noi, cioè al pubblico, che è impaziente di sapere queste patologie della testa. Sì, però l'Alzheimer deve, da Luigi, da come inizia. Ma lo vorremmo sapere da lei. Lei è l'esperto. Ma io fino a queste cose non so come devo rispondere. Perché non pensi, non è che ti studiare. Pensi, lei ha ancora le cellule nel cervello? Io sì. Quindi pensi a come, alla causa dell'Alzheimer. Secondo lei qual è la causa? La causa? Io penso che si invecchia, le cellule che si invecchiano. Quindi le cellule si invecchiano, e che fine fanno le cellule vecchie? Si invecchiano e a volte ricordano, non ricordano. E muoiono. Mano a mano sì. E come muore? Come muore? Una cellula come muore, secondo lei? Invecchiandosi. Cioè? Come muore? A distanza di anni, no? E come muore? Lei può spiegare al pubblico, o farcelo vedere così con immagini, la morte di una cellula? Devo studiare ancora. Come muore? Come muore una cellula? Come muore una cellula? La malattia. Cioè? Ciao Rosaria, buonasera dottore. State belli? Fuori fa freddo. Enrico! Ciao, stiamo parlando di robe. Ti lascio. Ciao. Non lo so, non ti faccio rispondere. Come muore una cellula? Io penso sempre che la penso la vecchiaia. Allora,
Ha presente il pallone? Pallone, o i palloni gonfiabili, Sì. quelle cose, uno li gonfia, gonfia, alla fine scoppiano. Ah, Quindi sì, la ho cellula capito. scoppia. Allora, come ischemia, la Diciamo ischemia, scoppia. C'ha come vede che si interrompe, la pallone cosiddetta degenerazione balloniforme. da pallone. Lui che tu lo sai. No, non è che lo so, io mi sono informato prima di venire a parlare con lei. Queste cose l'ho letto, al contrario di lei che dice che è un esperto anche di queste cose, lei, professor Ernesto Mazzucco, è un po' esperto di tante cose, mi sa che ci sta prendendo per il cosiddetto anoressico. È vero questo? Sopra in giro. In giro sì, perché lei ha detto che era esperto, ci avrebbe parlato delle patologie della testa, invece non sa nemmeno che cos'è la degenerazione balloniforme delle cellule. Io legge sempre studiando. Ma quindi non lo sa lei che cos'è? No. Ma che professore è, scusa? C'ha lei l'appuntamento al pubblico e non sa spiegare le cose? Io fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Vabbè, quindi abbiamo capito, sull'Alzheimer non ha saputo dire tante cose, però il pubblico ha capito che con l'età le cellule vanno in riduzione ed è importante, come in quel famoso film, l'ha visto quel film in cui uno perde i ricordi? No, L'hanno fatto anche un film su questo, sui ricordi, quindi lei probabilmente ha visto questo film inconsciamente e ne ha parlato, perché i ricordi ha saputo ben esprimere al pubblico che cos'è l'Alzheimer. Adesso parliamo del Parkinson. Sai che il Parkinson è anche un'altra malattia che colpisce una persona di una che certa età? strilla sempre la persona. Quindi col Litiga Parkinson sempre, litiga e litiga, strilla strilla il sempre. Parkinson. No. No, Litiga io ho, fastidio. prima di venire da lei mi sono informato, io del Parkinson ne hanno parlato, almeno ho trovato scritto come che è una paralisi agitante, chiamato con il vecchio termine di una volta, paralisi agitante. Che Agitante. significa paralisi agitante? Facci capire al La pubblico. paralisi paralizza quella parte del cervello. Paralizza, non è proprio così, perché io mi è sembrato di capire che paziente con il Parkinson è un paziente che ha tutte le funzionalità, però c'è un tremore continuo, un'incapacità a fare dei movimenti, quindi è chiamato paralisi perché Allora colpisce il sistema nervoso nervoso è centrale, centrale. perché esiste anche il sistema Mica tu nervoso. mi stai per arrivare piano piano. Ma no, non è che io ce la debba fare arrivare a lei, che lo deve dire a me e al pubblico, cioè lei non sa nemmeno che cos'è il Parkinson, in effetti, Lo quindi. so, ma io non ho già studiato queste cose, Ma come come, posso? professore, allora ci ha dato appuntamento per questo. Vogliamo parlare di qualche altra cosa? No, no, no. Dove è ferrato molto di più? Ho sentito nel corridoio che lei è molto esperto nel sesso, nelle patologie del sesso. Ci può dare appuntamento la prossima volta per parlare della Sì. patologia? Ok, saluti il suo pubblico e ci Saluti, dica. saluti che ci hanno salutato e grazie della nostra disponibilità, della Quindi mia ci disponibilità. sentiamo con la pato sulle patologie del Del sesso. sesso. Ok, grazie. Sono solo.